exit desk per i fondi neri degli italiani. La banca svizzera UBS ha istituito l'exit desk. L'exit desk è un dipartimento che gestisce clientela con fondi non dichiarati. La gestione dei rapporti con i clienti non compliant, ora in mano di funzionari sorvegliati da severi compliance officers. Cosa vuol dire? Che i rapporti con i clienti italiani cambieranno drasticamente. Salve, sono Enzo Caputo, avvocato svizzero con SwissBankingLawyers.com. La settimana scorsa ho ricevuto clienti italiani con conti in Svizzera di lunga data, sgocciati per aver constatato il nuovo trattamento riservatogli dalla banca, dopo 30 anni di buoni rapporti. Non è più il banchiere, un tempo considerato quasi un amico del cliente, a gestire le relazioni con un rapporto personalizzato, come si fa da sempre nel mondo del classic Swiss private banking, ma il cliente gestito da funzionari con istruzioni ben precise ricevute dai massimi vertici della banca. Il cliente italiano non compliant, che ha un conto non dichiarato al fisco italiano, non è più autorizzato a fare nessuna operazione di borsa, nessun investimento, nessun prelievo, neanche un solo euro, niente contante, niente di tutto questo. Non è più un cliente gradito e benvenuto, ma solo un ostacolo da sbarazzarsi. L'unico tema da discutere è l'autodenuncia, altrimenti non c'è più niente da discutere con il cliente italiano. I soldi stanno lì, bloccati, addormentati, in attesa di diventare tax compliant mediante la voluntary disclosure italiana. Se l'UBS, la più importante banca svizzera, ha introdotto l'exit desk, vuol dire che altre banche seguiranno l'esempio, istituendo anche loro un exit desk. Tante banche l'hanno già fatto. Infatti, per esempio, la banca privata Merky Baumann solo pochi giorni fa ha vietato prelievi in contanti che superano i 100.000 franchi per anno per i clienti dichiarati. Per i clienti non dichiarati non è più permesso niente, nessun prelievo in contanti, ma solo un bonifico bancario in Italia su un conto con il medesimo nome del cliente. Succede esattamente quello che già è successo con i clienti americani con conti segreti in Svizzera. Il conflitto di interesse tra banca e cliente si sta sempre più accentuando. Dunque, il cliente italiano fa bene a rivolgersi ad avvocati specializzati e non fidarsi più dei consigli della propria banca, della quale si è fidata negli ultimi 20 o 30 anni. Un commercialista che figura sulla lista di raccomandazione delle banche svizzere si può trovare anche lui in un conflitto di interesse. Ti puoi fidare di un commercialista raccomandato dalla banca? Chi lo sa? Il mio consiglio è meglio valutare la tua situazione insieme a me. Sono un avvocato svizzero che non è costretto dalla legge italiana a segnalare il suo cliente per evasione fiscale e fare lo sheriff o lo sceriffo dell'Agenzia delle Entrate, con la stella al petto con la scritta Agenzia delle Entrate. Insieme valutiamo la tua situazione e sceglieremo il commercialista che fa per te. I tuoi dati personali rimarranno sul territorio svizzero fino all'ultimo momento, il giorno del filing dell'autodenuncia. Non c'è tempo da perdere. Informati e valuta, non rimanere passivo. Fai il primo passo. Vai in una cabina pubblica, telefonica, e digita il seguente numero 00414421244. Adesso, per fissare un appuntamento con me, in completa sicurezza, qui a Zurigo, o mandami un'email. Grazie della visione. Bella giornata.